Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, nuovo video haul. Kiko, è uscita una nuova mini collezione. Non so se ci avete fatto caso, mi è arrivata la mail, quindi me ne sono accorta per quello perché non ero più passata da Kiko. E la nuova collezione è molto dark, molto scura, molto puntata al occhio con cajal nero, mascara fortissimo, eyeliner a go-go. Ed è formata da quattro palette, un cajal, un eyeliner in penna, un eyeliner in gel, pennello per eyeliner in gel e direi basta. Mi sembra di aver detto tutto. Comunque io ho preso qualcosina della nuova collezione, ovvero le due palettine e il cajal, perché ero molto molto incuriosita, appunto. Stavo guardando dove ho messo il cajal, ok. Quindi ho preso tre prodottini della collezione nuova e poi quattro invece in offerta della collezione base, della collezione classica, quella che rimane tutto l'anno sempre, forever and ever. Allora, mi vado a togliere gli occhiali così intanto date un'occhiata al mio trucco, che è quello del Get Ready che ho appena registrato, quindi credo vedrete prima l'haul, forse poi il Get Ready, non lo so, vediamo, non so in che ordine li caricherò. Mi scocciava farmi vedere sconvoltissima come primo video dell'anno, però vabbè, è lo stesso, tanto la mia faccia l'avete già vista in tutte le salse. Quindi inizio subito con le due palettine che ho preso della nuova collezione, euro 12,90 l'una. Sono le classiche palette 4 colori, quindi stile classico di Kiko, che è quella che devo dire mi piace di più come genere di palette. Ho preso la 103 e la 102. La 103 è questa che ho utilizzato anche nella piega per questo trucco ed è fantastica secondo me. Ha un blu notte, un nero opaco, un grigio e un bianco lievemente shimmer. Fantastici. Cioè il blu nella piega secondo me è veramente bello. Cioè non gli si può dire niente, è veramente bello, bello, bello. E appunto era una palettina un pochino più, anzi un pochino meno banale rispetto alle ultime uscite secondo me. E poi la numero 102 è ancora meno banale perché è appunto una palette che secondo me non è ancora uscita, contraddicetemi se sbaglio, però negli ultimi anni io questa non l'ho mai vista. È molto bellina, è tutta praticamente sui toni del verde militare. Partendo da un panna tendente al verde, poi due verdi militari di tonalità diverse, una più tendente al marrone e una più tendente al verde, e poi un verdone marrone, diciamo, che non è proprio una descrizione pazzesca, però appunto è una palette secondo me particolare, molto bella, e la particolarità di questa collezione è che sotto ogni palette c'è scritto per quale tipo di occhi adatta. Questa la davano adatta per gli occhi marroni e quella che vi ho fatto vedere prima per gli occhi azzurri o neri, non mi ricordo più. No, forse azzurri, vabbè. Devo dire che vabbè, io ho gli occhi verdi, però ho talmente tante palette naturali e borgogna che non ce la facevo più. Quindi ho preso queste. Le due palette appunto che non ho acquistato sono una sui toni del borgogna, che però secondo me è molto vista e rivista, e una sui toni naturali, anche quella vista e rivista. Quindi mi sembravano saldi spesi inutilmente acquistare quelle. Non ho acquistato l'eyeliner in gel perché ho poca, diciamo, voglia di mettere l'eyeliner in gel. Secondo me è un pochino più da precisione, bisogna darlo per forza col suo pennellino. La mattina io sono di corsa, non ce n'ho voglia. Preferisco un eyeliner in penna o un matitone nero o un cajal. Proprio per questo ho voluto provare il cajal. Quindi questo viene 7,90, l'ho preso e vedremo come mi ci trovo, non ne ho la più pallida idea perché non ho mai utilizzato un cajal di questo genere, cioè io ho sempre preso le matite nere dove c'è scritto cajal, però non erano così. Questo qui vedremo, non ho proprio idea di come mi ci troverò, più che altro mi sembra spesso da utilizzare come eyeliner, però magari è un'impressione mia, quindi appena lo provo vi faccio sapere e vi dico come mi ci sono trovata. Per quanto riguarda invece la collezione base, diciamo, ora non mi viene l'aggettivo giusto, non è la collezione base,
permanente, ok, ce l'ho fatta, la collezione permanente. Ci sono in offerta i long lasting, io ne ho presi due, sono in offerta se non erro a 3,90. Io ho preso il numero 42, che è lilla, che potete vedere sui miei occhi, che ho messo questa mattina e che mi piace da matti, cioè lo trovo bellissimo, veramente bello 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 bello. E poi, e devo dire che è il colore che mi sono portata dietro da ragazzina almeno per 2 o 3 anni, cioè io per 2 o 3 anni intorno ai 15-16 anni mi sono truccata solo di lilla, cioè era proprio il mio colore, quindi mettevo l'ombretto lilla, il mascara nero, la matita nera, sempre. Adesso vabbè vario, grazie al cielo, ho iniziato un po' a variare da qualche anno, però appunto è il mio tono di lilla questo, cioè quindi quando l'ho vista, che appunto avevano riassortito tutti i colori e messo le offerte, te la prendo. Parentesi che non c'entra niente con gli acquisti che ho fatto, se state cercando la, il Long Lasting 28, quello che era uscito quest'estate, panna con i glitterini dorati, è entrato nella linea permanente, quindi lo trovate in offerta a 3,90. Chiusa parentesi. Ho preso poi il numero 11, credo. 11. Ed è un verdone smeraldo pazzesco. Se riuscissi anche a tirarlo fuori dalla scatola. Non esce. Si vergogna, non vuole farsi vedere. Aspettate, Opla. Dai, caspita, esci. Non è detto che io oggi vado al centro commerciale e non compri di nuovo qualcosa, eh? Forse un altro long lasting, perché poi d'estate secondo me sono comodissimi. Comunque ho preso il verdone che è fantastico, ve lo swatcho al volo visto che non potete vederlo sui miei occhi. Secondo me questo è identico, stesso identico tono di smeraldo che c'era nel Soul Color di Astra, quello che mi si è seccato se vi ricordate st'estate, che io amavo alla follia. Secondo me è lo stesso identico tono, quindi bello 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 bello. E poi andiamo, ma perché si incastra in sto cartoncino? Vabbè, tanto ora poi li butto i cartoncini, quindi lasciamoli così. E poi ci sono in offerta le Color Sphere. E questa volta ho voluto prendere due colori belli strong, ovvero, sono anche questi in offerta a 3,90 mi pare. Ho preso il... Niente, ci vogliono gli occhiali per leggere i numeri. 28... e 26, il 28 è nero brillantinato, il 26 è un grigio scuro brillantinato. Opla, questo guardate cosa non è. È bellissimo. Per fare uno smokey, per fare un trucco comunque un po' strong, secondo me è bello da morire. Cioè, proprio bello da morire. E poi il numero 26 appunto è un bel grigio intenso, che comunque anche questo è per un trucco strong, ma magari che posso utilizzare anche al lavoro. Non che io mi faccia problemi ad andare truccata di nero al lavoro, però questo è molto molto particolare, molto bellino. Guardate che bel colore, che bel riflesso. Proprio bello, anche secondo me dentro un che di violaceo, proprio bello bello bello. E quindi se vi interessassero sono tutti in offerta, per cui correte, 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 perché appunto questi qua secondo me sono ottimi, sia bagnati che asciutti, vi fanno una resa eccezionale, i long lasting manco a parlarne, e le palettine devo dire che secondo me le due tonalità che ho preso io, la 102 e la 103, sono molto belle, molto particolari rispetto ai classici toni naturali che mi hanno un po' spaccato le... puntini puntini e in borgogna, che sì, io amo alla follia, però lo amo talmente tanto che ho talmente tanti ombretti e palette dai toni borgogna che basta, non è che posso comprare borgogna tutta la vita. Quindi detto ciò vi saluto, vi lascio come al solito nell'info box, anzi qualcuno mi dica se si vede questo belin di info box, perché io scrivo tutte le volte nell'info box tutti i link per contattarmi, tutte le robe varie, un salutino per voi, ma poi quando vado a guardare il video a me non appare, cioè nel senso che io quando vado a vedere sotto mi dice nessuna descrizione, cosa che io ci scrivo tutte le santissime volte. Quindi fatemi capire se voi leggete nell'info box, qualcuno me lo dica vi prego. E ringrazio anche tutte le ragazze che mi hanno mandato dei messaggini per risolvere il mio problema di mal di gola. Per chi mi ha consigliato il miele, ahimè il miele non mi piace, quindi devo purtroppo
optare per qualcos'altro. Il gelato direi che è un'ottima soluzione, perché c'è chi mi ha consigliato anche il gelato. Latte caldo a go go, quello mi piace. Il problema è il miele, che proprio... No, non ce la faccio. Vabbè, a questo punto, bacissimi, ciao 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 e alla prossima. Ciao.